Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio del sito A Bestia e oggi ne abbiamo uno che veramente, credo che comunque lo conoscano in parecchi, un sito del genere, è che, perché lo conosco anche io, lo conosco da tanti anni, però non l'abbiamo messo nella serie e questo mi piace parecchio, nel senso, porta una ietta della Madonna, ma se noi pensiamo che ci sono dei siti che vi possono calcolare la data di morte... Le palle ve le toccate per tutto il giorno quando l'avete visto questo sito. Andiamo a vedere questo sito? Sì, andiamo a vedere il sito. Eccoci qua. Allora, la prima cosa da fare è mettere il nome. Mettiamo il tuo o metto il mio? Il mio. Il tuo? Figaro, vuoi sapere quando muori? Sì. Aaron. Scusa, lo so. Come osi? Ok, bravissimo. Lo so, scusa. Il 13 Poi. Aprile. Nato 2005. Il giorno 13 aprile aprile qua del 2005. Maschio no, femmina. Età quanto pesi dai? 25 kg credo. Un metro e centimetri, mettiamo 1,30 kg, mettiamo 30 kg, ecco qua. E lì ti mette le libre lui. Vabbè, allora. Poi simulanti, alcol. Sigarette, alcol, no, niente, non prendi niente tu. Andiamo, calcoliamo la data di morte. Ok, ci dà 48 anni, 7 mesi e 10 giorni. Aaron, pensa. In poche parole, tu... morirà nel giugno, nel 2 giugno 2064. Esatto, lui ti dice che tu morirai il 2 giugno del 2064. Senti il TikTok. Senti che ti sta dando già l'estremunzione. Guarda, ti sta dicendo che tu tra 48 anni muori. Allora, ci vogliamo credere a questa cagata? Sì. Perché non guardiamo la mia? Guardiamo anche la mia, via. Sigarette, va più sigarette. No, non le uso più. Bevo l'alcolico che bevo molta birra. Bravo, vai. Droghe no. Vediamo. 5 febbraio 2027. Minchia, mi dà 11 anni di vita. 11 anni? Sì. E basta, cioè io praticamente avendo 40. Ah no, beh sì. Adesso vado avanti con l'età. Io avendo 37 anni. I simboli di morte sono il terrorismo, quindi tu fai parte dei terroristi, il fuoco e un incidente. Cioè, aspetta un attimo, lui praticamente vorrei vedere che io a 47 anni, 48 circa, dovrei schiattare. Sì. Oh, mandatevene a fanculo, sia te che anche questo sito di merda.